Un saluto a tutti gli amici sportivi collegati con Directa Sport. Ci troviamo a Osilo, stiamo per raccontarvi quella che dovrebbe essere l'undicesima giornata del campionato di Serie B di Futsal per quanto riguarda il transita fra il destro di Ganzo. Ottimo il recupero a centrocampo da parte di Mattia Tati. Prima vera conclusione pericolosa della partita del numero 9 che ci riprova immediatamente. Ma Becca non prende posizione su Tiago che invece è bravo a ripartire veloce. Nurki, il tocco sotto, la grande parata da parte di Augusto Pira. Wendel si gira alla grande, occhio a Wendel, dentro il pallone per Becca, la palla resta lì e arriva il gol di Angelo Marogna. 1-0. Bravissimo ancora una volta però il numero 8 Nurki che poi spara. Tiago. Tiago si appoggia a Soares, Soares, la finta di tiro che apre lo spazio per provare il sinistro, voleva un tocco di mano Soares. Nurki, fantastico il tracciante per Farris. Esce da una situazione incredibilmente complicata, poi Wendel, che numero, Wendel in aria, Wendel! Fondamentale, fondamentale il rientro difensivo. Van Nurki in porta, mezzo miracolo di Augusto Pilo, che non penso si aspettasse. Ancora a disposizione di Becca, Becca che tocca! La palla esce di un nulla. Lo si continua, Nurki, occhio al sinistro del numero 8, palla per Barbieri. Che incespica un po', ma poi è fondamentale per servire il pallone che vale l'1-1 sul sinistro di Marini. Ha segnato, ha pareggiato il Cechi Jack con Marini. Ragazzi di Saramanna che adesso controllano il possesso di palla. Col pallone per il palo, ancora la grande parata, triplo tentativo, il terzo è quello buono, va a segno con il numero 9 Mattia Tatti che sigla il secondo gol per il Cechi Jack. Intanto a disposizione per i padroni di casa del Futsal Ussi Calcio 5 c'è questo calcio di punizione che vedete al momento, ci prepara Becca, tocca per Lemma, perfetto nel timing di chiusura delle gambe Luca Spiga. Il signor Orru, brutta palla persa da Wendel, va Farris, a un passo ancora dal gol del 3-1. Marogna forte e teso, però splendido il disimpegno della difesa del Cechi Jack che ora offende pesante con Marini che porta più due il vantaggio dei suoi, doppietta per Daniele Marini. Becca, Becca in porta e deve volare Luca Spiga. Ha recuperato il pallone anche da Wendel, occhio perché c'è chi già che è un po' scoperta, Wendel va solo, Wendel in porta, la parata ancora una volta di Luca Spiga. Palla c'è chi Jack, Tatti batte lui, serve ribas ancora Tatti, Tatti solo, Tatti sbaglia clamorosamente un gol che già sembrava fatto. E allora Tiago Ribas, Tiago Ribas si gira, Ribas trova Becca, il pallone per Wendel, tutto solo, Wendel, Wendel! Pallone verso Marini, intelligente la chiusura di Wendel. Poi Gastaldi libera Marogna che va di punta, la grande parata da parte di Spiga, due volte bravissimo. Ora è partito Marini, contropiede Marini, c'è Barbieri dall'altra parte, Marini! La rimessa è per i bianchi di mister Barbieri. Adesso Barbieri prova a sfondare. Perfetto, però Becca in chiusura. Attenzione perché questo è il fischio finale, non c'è più tempo. Vince il Cechi Jack Serra.